due re da 5 da 1 a 3. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo liberebbe dalla sua lepra». Io vorrei iniziare questa mattina su, come ha detto Marco, e voglio ancora ringraziare Marco per questa opportunità, di parlare della guarigione. E non sono un esperto in questa materia, ma lo Spirito Santo lo è. E la domanda è: oggi giorno Dio ancora può guarire? Dio ci guarisce miracolosamente, fisicamente, da problemi più impossibili? Dio, noi sappiamo che Dio guarisce lo spirito, l'uomo dà salvezza, ma finisce solo lì? O Dio può darci anche di più, o vuole darci ancora di più? E vorrei iniziare con una testimonianza, che una cosa che mi è successa quando avevo 21 anni e 20-21 anni, già avevo mio fratello più piccolo che si era ammalato, stranamente era un periodo, un periodo di influenza, e stranamente lui stava a letto, non stava mai male, perché mio fratello è bello, più grosso che me, più grande di me, buona salute, però stava a letto, era un po' strana la cosa. E passò un giorno, stava male, secondo giorno non si alzò, terzo giorno stava male, stavano estremamente. Fu così per 4-5 giorni, però io lo vidi che era diventato bianco, era bianco, non dico così, però era molto bianco, e gli ho detto: guarda, questo, lui non sta bene, c'è qualche cosa che non va, no? E mio fratello era un tipo, non voleva far preoccupare i genitori, la famiglia. Che cosa succedeva? Lui non diceva niente, ma stava vomitando sangue per giorni, e l'abbiamo preso, l'abbiamo trasportato all'ospedale, e è venuto un medico fuori e ha detto: questo ragazzo sta per morire, perché diciamo dovesse, se il corpo aveva bisogno di 15 unità di sangue, lui ce n'aveva tipo, aveva perso 11, era proprio come nella riserva, nel serbatoio proprio del sangue. E non sapevano da dove veniva questa perdita, questa emorragia. L'avevano intubato, non sapevano cosa stava succedendo. C'era lì mia madre disperata. Eravamo io e mia madre in quelle circostanze. Ho detto: sto per perdere mio fratello, che sono molto unito a questo fratello. E devo confessare, io non è che camminavo col Signore in quel tempo. Avevo conosciuto il Signore, avevo confessato il Signore, ero stato battezzato confessando il Signore. E diciamo, il mio cammino con il Signore non era come doveva essere, perché il mondo mi attirava molto di più. Però mia madre era una donna di grande fede, e in quel momento, quando venne fuori il medico e disse: non sappiamo che fare, mi venne una strana pace, una strana energia. Ecco, uno che non è che c'era un credente fervente o questo, una strana pace. E dissi queste parole a mia madre, che stava lì piangendo, dissi: ma noi abbiamo sempre ringraziato Dio quando le cose vanno bene. Guarda, se Dio può parlare attraverso un asino, ecco uno qui, ma non ringraziamo Dio quando anche le cose vanno male? Era una cosa che, non dico non era da me, ma è successo qualche cosa. Poi, dopo pochi minuti, entra il chirurgo e dice: guarda, qui si è fermata l'emorragia, noi non sappiamo che cosa è successo. Non hanno potuto dare una risposta il perché. E ovviamente mi portò a riflettere su tante cose. Ora,
Dio può guarire anche oggi. No? Quello non era un caso. Perché se tu credi veramente in un Dio sovrano che gestisce ogni cosa, non può esistere il caso. Dunque c'era una ragione, e forse già condividendo questo è un'altra ulteriore ragione per glorificare Dio. C'era uno scopo per ogni cosa. E non ci sono dubbi che la medicina e altre professioni sanitarie sono dei doni di sapienza che Dio dà all'uomo. E Dio ha dato opportunità all'uomo di scoprire tante cose grandi. La scienza va avanti, però dobbiamo essere onesti, la scienza non è perfetta, la scienza non è Dio, e purtroppo spesso la medicina o medici diventano degli idoli, e invece di dipendere totalmente da Dio, che usa anche strumenti, voglio essere chiaro, non sto dicendo non dovete andare dal vostro medico, no, però la terza causa di morte più grande negli Stati Uniti, più numerosa, è a causa dei medici. Primo è infarto, problemi cardiovascolari, secondo sono tumori, e terzo sono gli errori medici. Dunque, mi dispiace, non è che voglio crollare una vostra sicurezza, però la nostra piena sicurezza deve essere nel Signore, che può usarsi anche di medici. E abbiamo visto nell'ultima volta che parlai, non so se vi ricordate, però uno dei nomi redentivi è Geova Rafa, che significa il Signore è colui che ti guarisce, il Signore è il nostro medico del cielo, che non guarisce soltanto il tuo medico del tuo spirito, è padrone e medico anche del tuo corpo. Il corpo e lo spirito è uno. E sai, quando noi pensiamo o vediamo, no, o parliamo, mi è capitato mai a dire a qualcuno che c'è un problema, un vizio, no? Dio può liberarti? Mi è capitato a qualcuno? Dio può liberare dall'alcolismo? Sì. Dio può liberare dall'omosessualità? Sì. Infatti lo dice Paolo in 1 Corinzi, no? Tali eravate voi che erano omosessuali, erano ubriaconi, erano violenti. Dio può cambiare un cuore, una persona talmente violenta per renderlo pacifico? Lo può fare, ma se lui lo può fare a livello spiritualmente, ma non è padrone anche del tuo corpo, del nostro corpo? E secondo me mettiamo, e non voglio dire secondo me, perché non è quello che io penso, ma Dio è il Dio di ogni cosa in noi. E questo che vorrei che noi riflettiamo. Il tema della guarigione è spesso evitato in molte chiese, come ho detto l'altra volta, e i motivi sono vari. Primariamente sono pregiudizi dottrinali, e l'abbiamo visto con Naaman l'altra volta, che aveva i suoi pregiudizi, freni di queste tradizioni umane, a volte sono anche le paure di non entrare in una dimensione perché le persone potrebbero prenderci per strani. Ci sono varie ragioni, è ragione per questa mancanza di forse approfondire questo tema. E però a volte ci limitiamo dai frutti che il Signore potrebbe e vorrebbe darci, perché siamo noi a volte che chiudiamo la porta e non vogliamo chiuderci in una recinzione teologico solo, dottrinale. Dobbiamo avere sana dottrina, però la sana dottrina viene da tutto il Consiglio di Dio, e nel Consiglio di Dio c'è anche questo, la guarigione. E non voglio dire tu devi credere in questo o non devi credere, questa è una cosa della tua coscienza, ok? Però vediamo alcune cose che dice Gesù da parola di Dio. E ripeto, la guarigione più importante che possa esistere per l'uomo è la conversione, la vita eterna, quando Dio entra per mezzo dello Spirito Santo nel tuo cuore, ti presenti alla croce con mani vuote, con i peccati e la colpa, e li metti ai piedi di Gesù Cristo e credi in lui, sei battezzato, riceverai il dono dello Spirito Santo e hai vita eterna.
ci sono molti fratelli, cari fratelli nel Signore, che si adoperano esclusivamente solo per quello, annunciare l'Evangelo perché vogliono salvare. E è bene, è la cosa primaria, però potrebbe esserci ancora altre benedizioni che noi possiamo condividere con il mondo, perché non lo so voi, ma io penso che una, o se non la più grande testimonianza, certo che è l'Evangelo, la potenza dell'Evangelo, Dio che lavora attraverso la pazzia della predicazione, dello Spirito Santo, ma quale testimonianza è una guarigione? Persone correggono da Gesù perché guarivano. Non perché stavano mettendo in ordine la loro dottrina, poi dopo ovviamente c'era la guarigione, la benedizione e il Signore poi ci vedeva. A volte per alcuni fratelli, sai, queste guarigioni erano secondo per un certo tempo, no? Periodo apostolico e basta. E come dissi, sembra che Dio abbia staccato un interruttore di benedizioni e lasciando acceso solo quello della salvezza. Ma come dice in Ebrei 13, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù non cambia mai e a Dio sia la gloria in ogni cosa. Abbiamo letto, Marco ha letto il contesto di Naaman, e avevamo visto che Naaman era questo capo dell'esercito che era lebbroso, era malato, aveva un destino terribile davanti a lui, e soltanto per ricordare per chi era qui, e nella provvidenza di Dio c'era questa serva, questa ragazzetta che lavorava in casa sua, e questa ragazzetta vide il suo padrone soffrire e vedere anche la sua moglie soffrire per il marito, no? Perché l'ebbra era terribile, e disse, grazie Benjamin, questa semplice frase, queste poche parole, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lepra. Poi vediamo nella storia che lui infatti fu convertito, guarito, e poi rileggere il secondo re. Ma non vorrei soffermarmi su Naaman e quello che gli è successo, quello l'abbiamo visto l'altra volta, vorrei soffermarmi su questa ragazzetta, che si dicono poche parole, mezzo versetto, veramente due versetti, che possiamo capire alcune cose di questa ragazzetta. Il primo è che lei era una israelita. Dunque, essendo israelita, senza dubbio quando era piccola era stata istruita nella parola di Dio, nella Torah, nel Pentateuco. Conosceva chi era Abramo, chi era Giacobbe, conosceva chi era Davide nella sua storia, conosceva del Tempio di Dio, conosceva della presenza di Dio, conosceva delle guarigioni di Dio, e portò con sé questi insegnamenti in cattività, perché lei era stata rapita dal popolo nemico, portata e fatta e diventata serva in questa casa, ma dovunque lei è andata ha portato con sé quegli insegnamenti nel cuore. E questo è importante per noi, una parentesi per i genitori. Quanto è importante insegnare i nostri figli già da piccoli la parola di Dio, perché noi non sappiamo mai dove andranno, in che condizioni si troveranno. Ma quello che mi colpisce più di questa ragazza era la sua compassione. Una compassione di questa ragazza che, malgrado tutte le ingiustizie subite, perché? Perché era stata rapita dalla sua casa paterna, dal suo paese, per forza. I suoi genitori stavano totalmente in un altro paese, stava in un paese nemico, in una casa del capo dell'esercito nemico. Dunque io penso che sarebbe stato facile, no, diciamo per me, sarebbe stato difficile non avere rancori, no? Non vediamo che lei scrive, lei dice, ma quanto lo vorrei vederlo morto, crepare. E in quel caso sì, pensa un po' alla lebbra era un destino terribile, una fine terribile, vedere e godere della sua sofferenza e vedere la sua moglie soffrire per il suo marito. Lei non ebbe quel tipo di cuore,
E queste poche parole di queste ragazze ci fa capire tanto. Questa testimonianza della sua ragazza, di questa ragazza, che testimoniava non tanto per la sua compassione, ma che il suo Dio era un Dio di compassione, che poteva e voleva mostrare compassione su chiunque, su tutti, non soltanto i suoi figli, anche i suoi non figli. Dunque la compassione di questa ragazza. E il punto principale del messaggio di oggi è questo, che la scrittura ci insegna che non solo Dio vuole salvare gli uomini da tutti i loro peccati, questo lo sappiamo, e gloria a Dio per questo, andiamo avanti con questo. Ma Dio è talmente pieno di compassione e misericordia che non si limita allo Spirito. E non solo Dio può guarire un malato, ma il desiderio di Dio è di guarire. E Gesù ne è testimone. Dio, la sua natura è una natura di amore e compassione che vuole fare questo. E uso l'esempio di una madre. Una madre, certo che può custodire, accudire il bambino, lo pulisce, lo nutre, lo porta a scuola, fa le cose, no, per il suo benessere. Ma dentro la madre che cosa c'è? C'è il voler farlo, è l'amore, la spinta a farlo. E quella spinta è in Dio. E noi ci dimentichiamo, forse non ci riflettiamo, no che ci dimentichiamo, scusate, forse non riflettiamo su questo. Il Salmo, grazie, il Salmo 145 dice, versetto 8-9, il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassione per le sue opere. La compassione fa parte del carattere di Dio. E nella scrittura compassione e misericordia significano la stessa cosa. In ebreo il nome Rachamim viene tradotto sia compassione e misericordia. E nel greco l'aggettivo l'elemon viene definito pietoso, essere misericordioso. Quando io dico elemon, che cosa pensate? Elemosina. Elemosina, deriva da lì, no? Compassione significa avere un atteggiamento comprensivo e soccorrevole verso una persona che si trova in uno stato penoso. Significa soffrire perché l'altra persona soffre e voler fare qualche cosa per quella persona. Ci si unisce alla sofferenza di quella persona per soccorrerla in qualche modo. Benjamin, passalo per favore. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso verso l'Eterno, verso quelli che lo temono. Pietà, compassione, è nella natura di Dio. Vi è capitato mai durante primavera camminare per strada e vedere un uccellino che è caduto dal nido? No? Che soffre, no? Allora, se io vado lì, ecco, mi ho tolto la sofferenza, no? Sta bene, tanto doveva morire, no? Non è pietà questo, non è compassione. Cos'è compassione? Lo prendi, lo porti a casa, prova a fare qualche cosa e lo trovi morto il giorno dopo. Non so, ma messo, però almeno hai usato compassione, no? E quanto più Dio potrà avere compassione e ha compassione verso te, verso noi, verso l'umanità. Fatto uomo, fatto nella sua immagine e somiglianza. E molti nemici di Dio e molti nemici dell'Antico Testamento, anche del cristianesimo, vedono un Dio violento nel Vecchio Testamento. Un Dio duro nel Vecchio Testamento, e dicono: dov'è questo Dio pietoso nel Vecchio Testamento? Che questa ragazza conosceva, perché sennò non l'avrebbe indirizzato lui dal profeta, no? Dov'è? No? E quanti
chiamiamoli cristiani, dicono che il Vecchio Testamento ormai non è più, io non leggo il Vecchio, io seguo il Vangelo, questo pietismo. No, noi vediamo la compassione, la pietà, la misericordia di Dio già dall'inizio, dalla Genesi, quando Dio si inchinò praticamente all'uomo per togliergli quelle foglie di figo che l'uomo si era messo per coprire il peccato, no? Sacrificando un animale per rivestire, Dio provvedendo alla salvezza, promettendo il Salvatore, non è compassione per l'umanità, no? Non vediamo la compassione quando Dio fece una trattativa, Abramo trattava con Dio per salvare Sodoma e Gomorra e disse: se ne trovano almeno 10 giusti, salverò il paese. Non è compassione, mi si ricorda quello. Non è compassione come il serpente di bronzo, quando il popolo si ribellò e i serpenti velenosi morsero e morivano. Non è compassione Dio che fece costruire il serpente di bronzo per farlo innalzare da Mosè e chiunque lo vedeva sarebbe stato salvato. Quella è compassione, simboli di Gesù Cristo. Quando Giona fu mandato a un paese di Nineve, paese nemico, spietato, giurato di Israele, sotto la giustizia di Dio e l'ira di Dio, si convertirono. Dio ebbe compassione su di loro mandando il profeta. Dunque Dio è un Dio di compassione. L'attributo più grande di Dio è che Dio è amore. Dobbiamo stare attenti con questo, perché non possiamo prendere solo Dio è amore e non prendere Dio è giustizia. Dunque non possiamo separare le due cose, ci deve essere un equilibrio. Però dovunque noi leggiamo nella scrittura, spesso vediamo questi grandi cartelli indicatori dell'amore e della pietà di Dio. Dio è Dio giusto, ma Dio è anche amore, perché fa parte del suo essere padre, fa parte della sua natura. E questi cartelli indicatori dell'amore di Dio nella parola sono solo chi non vuol vedere che non li vede. Essendo fonte di amore, prossimo per favore, come dice nel libro di Mica, perché Dio si compiace di usare misericordia. Dio ha proprio, gli piace farlo, ok? Non sto predicando un evangelio di prosperità, che tutto ti andrà bene, non avrai mai un problema, però il nostro Dio ama usare misericordia, è nella sua natura e desidera elargirlo, spandere, essere generoso con questa sua benevolenza, questa sua grazia. E è un'immagine banale, veramente, però non potevo pensare a un'altra cosa. Però avete visto mai quei gavettoni che riempi d'acqua? No, i gavettoni sono quei palloncini che tu riempi d'acqua quando vuoi tirare a qualcuno per fargli uno scherzo, no? O dal terzo piano giù, no? Ok, immagini che c'è dal terzo piano questo grande gavettone che basta che tu prendi una punta di qualche cosa e lo pungi e boom, si apre, no? È come ci fosse questo gavettone di compassione di Dio dal cielo, che a volte basta una preghiera fatta a fede, con fede nel modo giusto, chiedendo la cosa giusta, che potrebbe aprire questa benedizione. Ok? Io sto scoprendo un po' più questo lato, non solo questo lato, ma incoraggiare che questo è anche il nostro Dio, Dio che si compiace nell'usare misericordia. Prossimo verso, grazie. L'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e dietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Forza non vuol dire io li faccio vedere quanto sono potente, no, è la sua pietà, la sua misericordia, la sua bontà, la forza di tutto ciò che lui è. Lui cerca, guarda, cerca, no? Quelli che sono integri, dice guarda, te lo voglio far vedere questo, no?
E quando tu prendi un figlio dici guarda, ti voglio far scoprire una cosa per amore che riguarda me, che tu sarai incoraggiato, crescerai, sarai benedetto e farà parte forse di te questa cosa. E la compassione include la guarigione. E non vediamo questo anche nel ministero di Gesù. Gesù non soltanto guariva spiritualmente, ma guariva anche fisicamente. Bene, prossimo per favore. Io vorrei leggere alcuni passi che ci incoraggiano a fissarci su questa misericordia di Gesù. Venne a lui un lebbroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli, impietositosi, stese la mano, lo toccò e disse: lo voglio, sii purificato. E detto questo, subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Lo voglio. E anche in questo caso lo voglio, in questo caso no, tu non mi piace, lo voglio, questo sì, no, lo voglio. È nel volere di Dio fare questo. Era mosso dalla sua compassione, Gesù è mosso dalla sua compassione. Prossimo versetto, Benjamin, grazie. E due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito da Gesù che Gesù passava, si misero a gridare: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi gridavano ancora più forte: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: che volete che vi faccia? Ed essi: Signore, che i nostri occhi si aprano. Allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi e in quell'istante i loro occhi recuperarono la vista e seguirono. Commosso, pietoso. Ora, immagini tu che in quella stanza lì dietro c'è Gesù. Gesù è qui in noi, chi ha creduto, Gesù qui in mezzo, ma immagini che fisicamente sta dietro in quella stanza e tu vai da lui con un problema, con un male, con qualche cosa e tu gli dici: Gesù, se mi guarisci, non lo so, ma io dubito che Gesù dirà: no, ritorna indietro, quella era una cosa per gli apostoli, non vai avanti, sì, certo, la mia grazia di pace, però non lo so, capito? Io credo che Gesù si commuove quando noi veniamo con le nostre infermità, con il nostro male, e Dio vuole il nostro bene, non ti manda via a mani vuote. Adesso non voglio parlare se lo fa ogni volta, questo sarà per un'altra volta. Però Gesù non ci manderà mai via, ma non l'ha fatto mai. Lo sai quando Gesù non poté fare qualche cosa? Vi ricordate? Una volta. Nel suo paese di Nazaret non poté fare nulla. Non perché non, la potenza di Dio non era in lui, con lui, essendo Dio. Non poté fare nulla a Nazaret, tra i suoi paesani, tra i suoi familiari. Perché? Perché non credettero in lui. Dunque, lui può, lui vuole, lui ha, ma se non credi che lui può, è Dio. No, invece il mio Gesù non lo so, io credo che può, è questo che, e non può, vuole, è diverso. Ecco perché dobbiamo cambiare proprio il modo di chiedere, o forse pregare, perché spesso non preghiamo: Signore, se tu puoi, no? Se è nella tua volontà, nel tuo destino che io devo tenermi questa malattia, no? Io penso che sarebbe meglio pregare e dire: Signore, io so che tu vuoi,
Non so, già so che tu vuoi, ma tu vuoi come una madre vuole avere cura del figlio, tu vuoi avere cura anche della mia salute. La prossima, per favore. Nel Salmo 103, lo leggo io, versetto 3 dice: egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Ok? Infermità non sono solo infermità anche spirituali, è il Dio di ogni cosa. E allora, quanta fede ci vuole per dire: Signore, io so che tu sei capace, io so che tu sei capace, ok? Ma quanta fede ci vuole invece per dire: Signore, io credo che il tuo desiderio è quello proprio di farlo, di voler farlo. Non ti attira più quel tipo di fede o chiedere in quel modo, che dire: io so che lo puoi se tu vuoi, che dire: Signore, io so che tu vuoi farlo questo, perché nella tua natura amorosa, desiderosa di espandere la tua grazia, tu vuoi guarirmi, tu vuoi aiutarmi. E spesso dobbiamo arrivare al punto che non sai più quello che devi fare. Hai provato questo? Hai provato quello? Vi ricordate quella donna malata per molti anni che aveva il problema di emorragia e andava dai medici? Non niente contro i medici, di nuovo, però già un altro esempio che non funzionava, no? E toccò Gesù. Gesù che ha detto? Questo è troppo grave. Aspetta, vado a parlare con questi medici, per un po' di esperienza di un'altra pozione magica che possono usare. Non è questo, no? Dio c'è pure quello. Il dubbio per guarire di quello che disse quella ragazza: fosse mio Signore, potesse andare, no, dal profeta, egli certerebbe, certamente lo guarirebbe. Non aveva dubbio sul Dio, certamente lo avrebbe guarito, certamente era già, capito? Certo, se Naaman fosse andato dal profeta, se, non Dio, il dubbio non è su Dio, il dubbio è su Naaman, sull'uomo, c'è la sua parte. E la sua parte arrivò, il suo momento arrivò quando? Quando capì che fece crollare tutti i suoi pregiudizi, tutta la sua religiosità, tutto il suo buonismo, tutti i suoi falsi dei, ci fu una conversione, un atto dello Spirito Santo in quel momento che gli fece fare quella cosa semplice: avere fede in quello che disse il profeta. Si tuffò 7 volte nel Giordano e fu guarito in spirito e in corpo. Che Gesù disse: andate per tutto il mondo, predicare il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Qui c'è la compassione e c'è la giustizia di Dio. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se beranno qualche veleno non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Adesso non voglio parlare di cosa sono i serpenti, che rappresentano, perché è successo pure in Atti, no? Quando Paolo a Malta mise la mano dentro fuori e ci fu una vipera, che è successo, perché c'era una divina protezione sopra questi uomini di Dio. Certo, però il Vangelo non è stato condiviso in tutto il mondo, perché non può essere per un periodo di tempo. Perché quei 12 apostoli, che poi non bastavano, prima c'era Gesù, poi dopo c'erano i 12 apostoli, ma non bastavano, poi c'erano 70 discepoli, e non bastavano, poi c'era il giorno del Pentecoste. L'Evangelo
non è stato spazio fino alla fine del mondo. È questo che io penso, che c'è ancora da fare tutto qua, ok? E se il Signore dice fate questo, attacchiamoci un po' a quel gavettone che sta per venire giù in benedizione. Forse potrebbe cambiare qualche cosa, penso che sì. E chiudo con il prossimo versetto. Avanti per favore. Avanti ancora. Ecco, bravo, sì. Il Signore è pieno di compassione, e questo poi ne parleremo un po' più in avanti. Il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Questo è il Nuovo Testamento, questo non è il Vecchio Testamento. Questo è Giacomo, il fratello del Signore. E questa è un'indicazione per la Chiesa. Il Signore è pieno di compassione e misericordioso. C'è tra di voi qualcuno che soffre? Prego. C'è qualcuno di animo lieto? Canti dei vini. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi pregano per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Un simbolo. Questo è un simbolo prescritto da Dio, che Dio dice: olio, non c'è niente di magico nell'olio, non c'è niente. In questa chiesa cattolica c'era questo programma per dire: qui è dove noi mettiamo l'olio santo di consacrazione. Sembra che è come il criptonite di Superman, che manda qualche flusso magico, no? Che deve stare lì, se no, no? Ecco cosa succede, no? Quando incomincia a dare troppa importanza alla sostanza, diventa un idolo. Ci mette nell'olio, ma non è l'olio. Non è l'anziano, non è l'uomo, io non guarisco, lui non guarisce, tu non guarisci. Dio promette che cosa? Che se nel nome del Signore lo ungiamo d'olio, la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Confessate tutti i vostri peccati gli uni agli altri, pregate per gli uni agli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Siate guariti. Che il Signore ci benedica. Amen. Grazie Signore che tu sei un Dio di compassione, che tu hai compassione verso le tue creature. Sei stata così compassionevole da mandare Gesù, ma non soltanto. Tu vuoi guarire non soltanto dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista fisico. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, oggi prega assieme a me queste parole nel tuo cuore. Signore, io so che tu sei un Dio di compassione e che tu hai compassione di me non soltanto perché mi hai dato Gesù e mi hai salvato, ma anche perché vuoi che viva una vita fuori dal dolore fisico e dalla malattia. Per cui, Signore, io credo in te, io ho fede in te, io so che tu lo sai fare, per cui mi rivolgo a te. Se in questo momento ho delle malattie, guarisci la mia malattia. Te lo sto chiedendo nel tuo nome, Signore Gesù. Se ho qualche familiare che sta in ambasce, in dolore, Signore, tu puoi farlo. Fammi testimoniare a lui o a lei di te affinché possa essere guarito. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome.